È stata presentata questa mattina la squadra di governo di Damiano Coletta. Questi i nomi degli assessori: Felice Costanti, Gianfranco Buttarelli, Roberto Lessio, Maria Paola Briganti, Patrizia Ciccarelli, Antonio Costanzo, Cristina Leggio, Antonella Di Muro e Giulio Capirci. Sindaco Coletta, finalmente la squadra è pronta, oggi l'ha presentata, persone competenti, persone che hanno già dichiarato la loro voglia di lavorare fortemente in questa squadra. Sì, come ho già detto in conferenza, la nostra scelta è stata veramente libera, quindi ci siamo regolati veramente sul profilo della competenza e anche della capacità di relazione. Quindi io credo che tutto questo debba essere una risorsa per la nostra comunità e sento tanta attesa, giustamente, noi le responsabilità ce le prendiamo, ma vogliamo lavorare proprio insieme ai cittadini, perché sento che c'è questa grande energia e gli abbiamo restituito, penso, una squadra di governo che, appunto, al di là di tutti gli scetticismi precostituiti, credo che è una squadra di governo che sulla carta, insomma, ha grandi potenzialità, ma adesso li giudicheremo tutti giustamente sul campo. Ci sono tante criticità, da dove pensate di incominciare? Ma le criticità io le ho già affrontate in questi 13 giorni in cui sono stato anche a lavorare da solo e ringrazio comunque tutti i dirigenti e i funzionari, e in particolare il segretario, e un ringraziamento lo voglio fare anche comunque al commissario Barbato per il lavoro svolto nella sua fase di gestione della nostra città. Il nuovo assessore per la legalità, la trasparenza e la sicurezza e soprattutto vice sindaco. Sono molto onorata dell'incarico che Damiano ha voluto darmi e credo che l'assessorato sia veramente un assessorato particolarmente importante, soprattutto dopo le ultime esperienze in cui la trasparenza rispetto all'attività svolta dalla macchina amministrativa è stata veramente carente. Giulio Capirci, assessore al bilancio. Insomma, la nota dolente, come l'affrontiamo? È un lavoro sporco e qualcuno doveva pur farlo, diciamo. E lo affrontiamo cominciando a capire la situazione. Abbiamo dichiarato anche in programma, la prima operazione sarà un'operazione verità sui conti. Già siamo abbastanza avanti per la verità nell'analisi, abbiamo visto che ci sono margini di miglioramento dal punto di vista economico, ci sono dei risparmi che si possono mettere subito in pista, ci sono delle minori spese alle quali stiamo già pensando di lavorare. Insomma, dobbiamo trovare le risorse per poter finanziare tutti gli ottimi progetti che il programma di Latina Bene Comune ha previsto. Antonella Di Muro, assessore alla cultura, da oggi Latina verrà invasa ancora di più dalla cultura? No, ancora di più, da oggi non lo è mai stata, quindi da oggi inizieremo a lavorare. Purtroppo Latina ha sofferto molto l'assenza di cultura.